Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 12, 8 gennaio 1919. Continuando il mio solito stato, me ne stavo tutta afflitta, priva del mio dolce Gesù, ma tutto all'improvviso è venuto, ma stanco ed afflitto, quasi cercando un rifugio nel mio cuore, per sottrarsi alle gravi offese che gli facevano. E dando un sospiro, mi ha detto: Figlia mia, nascondimi, non vedi come mi perseguitano? Ahimè, mi vogliono mettere fuori, oppure darmi l'ultimo posto. Fammi sfogare. È da molti giorni che niente ti ho detto della sorte del mondo né dei castighi che mi strappano con la loro malvagità. E la pena è tutta concentrata nel mio cuore. Voglio dirla a te per fartene parte, così divideremo insieme la sorte delle creature, per poter pregare, soffrire e piangere insieme per il bene loro. Ah, figlia mia, ci saranno contese fra loro. La morte mieterà molte vite ed anche sacerdoti. Oh, quante maschere vestite da preti! Li voglio togliere prima che sorga la persecuzione alla mia chiesa e le rivoluzioni. Chissà che si convertano in punto di morte. Altrimenti, se rilascio queste maschere, nella persecuzione si toglieranno la maschera, si uniranno ai settari e saranno i nemici più fieri della chiesa e la loro salvezza riuscirà più difficile. Ed io, tutta afflitta, ho detto: Ah, mio Gesù, che pena sentirvi parlare di questi benedetti castighi. E i popoli come faranno senza sacerdoti? Già sono abbastanza pochi. Altri li vuoi togliere? E chi amministrerà i sacramenti? Chi insegnerà le tue leggi? E Gesù: Figlia mia, non ti accorare troppo, lo scarso numero è nulla. Io darò ad uno la grazia, la forza che do a 10, a 20, ed uno varrà per 10 o per 20. Io a tutto posso supplire. E poi molti preti non buoni sono il veleno dei popoli.
Invece di bene fanno male, ed io non faccio altro che togliere i primi elementi che avvelenano le genti. Gesù è scomparso ed io sono rimasta con un chiodo nel cuore di ciò che mi ha detto, e quasi inquieta al pensare alle pene del mio dolce Gesù ed alla sorte delle povere creature. E Gesù è ritornato e, cingendomi il collo col suo braccio, ha soggiunto: diletta mia, coraggio, entra in me, vieni a nuotare nel mare immenso del mio volere, del mio amore, nasconditi nel volere d'amore increato del tuo creatore. Il mio volere tiene il potere di rendere infinito tutto ciò che entra nella mia volontà e di innalzare e trasformare gli atti delle creature come atti eterni, perché ciò che entra nella mia volontà acquista l'eterno, l'infinito, l'immenso, perdendo il principio, il finito, la piccolezza. Qual è il mio volere, tali rende gli atti loro. Perciò di grida forte nel mio volere, ti amo, io sentirò la nota del mio amore eterno, sentirò l'amore creato nascosto nell'amore increato, mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito, immenso, e quindi un amore degno di me, che mi supplisce e può supplirmi all'amore di tutti. Io sono rimasta sorpresa ed incantata, dicendo: Gesù, che dici? E lui: cara mia, non ti meravigliare, tutto è eterno in me. Nessuna cosa tiene principio né avrà fine. Tu stessa e tutte le creature eravate eterne nella mia mente. L'amore con cui formai la creazione che si sprigionò da me e che dotò ogni cuore era eterno. Che meraviglia dunque che la creatura, lasciando il proprio volere, entra nel mio ed unendosi all'amore che la vagheggiava ed amava fin dall'eternità e concatenandosi con l'amore eterno da cui uscì, fa i suoi atti, mi ama, acquista il valore e potere eterno infinito e immenso. Oh, come poco si conosce il mio volere, perciò né amato né apprezzato. Ed è perciò che la creatura si contenta di starsi basso ed opera come se non avesse un principio eterno ma temporaneo. Io stessa non so se sto dicendo spropositi. Il mio amabile Gesù getta tale luce nella mia mente di questo suo santissimo volere che non solo non posso contenerla, ma mi mancano i giusti vocaboli per esprimermi. Onde, mentre la mia mente si sperdeva in questa luce, il benedetto Gesù mi ha dato una similitudine dicendo: per farti comprendere meglio ciò che ti ho detto, immaginati un sole. Questo sole spicca tante piccole luci che diffonde su tutto il creato, dandole piena libertà di vivere, o sparse nel creato, oppure nello stesso sole da cui sono uscite. Non è giusto che le piccole luci che vivono nel sole, i loro atti, il loro amore, acquistino calore, l'amore, il potere, l'immensità dello stesso sole? Del resto, loro stavano nel sole, sono parte del sole, vivono a spese del sole e fanno la stessa vita del sole. A questo sole niente accrescono o diminuiscono, perché ciò che è immenso non è soggetto né a crescere né a decrescere. Solo riceve la gloria, l'onore, che le piccole luci ritornino a lui e facciano vita comune con lui. E questo è tutto il compimento e la soddisfazione del sole. Il sole sono io, le piccole luci che escono dal sole è la creazione. Le luci che vivono nel sole sono le anime che vivono nella mia volontà. Ora hai capito? Credo di sì, ma chi può dire ciò che comprendevo? Avrei voluto tacere, ma il fiat di Gesù non ha voluto, ed io ho baciato il suo fiat ed ho scritto nel suo volere. Sia sempre benedetto. Bene, è opportuno interrompere la lettura perché il capitolo che abbiamo letto oggi è abbastanza, oltre che esteso, anche denso di spunti di meditazione. Si può evidentemente dividere in due parti distinte. Nella prima Gesù parla dei sacerdoti e del sacerdozio e anche per accidens, diciamo così, di qualche tra virgolette castigo. Nella seconda parte invece fa una bellissima lezione culminante appunto in questa similitudine, in questa metafora conclusiva sulla sua divina volontà e su cosa significa vivere in essa.
E quindi distintamente ci addentriamo in ciascuno di questi due grandi punti. Allora, Gesù comincia a lamentare una cosa, che disgraziatamente Dio ce ne scampi e libri, potrebbe applicarsi anche ai cari sacerdoti, oltre che a ciascuno di noi. Mi vogliono mettere fuori oppure darmi l'ultimo posto. Allora, questo è un punto su cui è necessario meditare. L'esempio dei sacerdoti, come dire, può indirettamente giovare a tutti i fedeli per un fatto molto semplice. Un sacerdote, per definizione, è continuamente a contatto con le cose sante e sacre, è l'uomo del sacro. Perché il sacerdote celebra la messa, amministra i sacramenti, battezza, confessa, amministra i sacramentali, benedice le persone, le case, i negozi, le automobili. Ecco. È a contatto con la preghiera liturgica della Chiesa perché è obbligato alla recita del breviario. Vive proprio materialmente, insomma, perché c'ha l'obbligo di residenza a fianco al luogo sacro, quindi non è circondato, diciamo così, no? Da Dio e dal suo mondo, chiamiamolo così. Eppure può mettere Gesù all'ultimo posto. Purtroppo sì. Gesù lo spiega tante volte durante gli scritti. Perché, per esempio, può celebrare la messa, non so, adesso facciamo le ipotesi più brutte. Per abitudine, potrebbe celebrare la messa in stato di peccato grave, potrebbe celebrare la messa non, come dire, per motivazioni nobili ed elevate, ma per altre motivazioni meno nobili e meno elevate, no? Potrebbe confessare, come so, malamente, quindi anziché aiutando, insomma, le persone a ben formare la coscienza, confessarsi bene, fare altro, insomma, ci sono, se uno ci pensa, e da che cosa dipende tutto questo? Questo dipende sempre da quello che c'è nel nostro cuore, cioè, sottinteso a questo discorso, cioè un sacerdote non buono, così come un cristiano non buono, ecco, non è buono pur apparendolo esteriormente, perché qualcosa non va dentro il proprio cuore. Allora, sappiamo, il grande Alessandro Manzoni ha, come dire, cristallizzato l'immagine di un sacerdote, il famoso Don Abbondio, che era diventato prete, ecco, così, insomma, perché non c'aveva nient'altro di meglio da fare, per avere una casa sicura, insomma, un piccolo stipendio alla fine del mese, quindi facendo, come dire, una sorta di ripiego. Questo purtroppo può succedere, ma può succedere a tutti, d'accordo? Può anche succedere che uno mantenga un barlume di vita cristiana per abitudine, per tradizione, per educazione, insomma, ricevuta, no? Quindi c'è una parte, diciamo così, oggi meno numerosa, ecco, di fedeli che limitano la vita cristiana allo stretto indispensabile. Per tradizione e per abitudine, quindi a livello poi qualitativo, certamente la loro vita non è e non può essere l'immagine vivente del Vangelo e della sua bellezza, no? Perché stanno proprio alle, come dire, appena appena al di là della soglia d'ingresso della vita della grazia. Quando poi un sacerdote diventa cattivo, quindi oltre ad avere non buone abitudini, non conduce vita santa, è evidente, questo non ci vuole un granché ad arrivarci, no? Supponiamo che un ministro di Dio non facesse vita santa e magari confessasse un penitente che lui si accorge in confessione che fa delle cose non sante simili alle sue. Ecco, ma con che cuore lo potrebbe correggere, indirizzare verso cose più sante ed elevate, no?
teoria potrebbe essere possibile, insomma, ma in pratica è molto molto difficile. E allora succede che queste maschere vestite da preti, come lo chiama Gesù, fanno un sacco di danni alle anime. Per cui dice Gesù, è meno peggio toglierli che lasciarli a fare danni. Un tempo si diceva ai seminaristi, io quando ero seminarista incontrai in un luogo X un sacerdote abbastanza avanti negli anni, dai modi molto severi e austeri, classico sacerdote, ecco, di una volta, insomma, oggi magari un po' vituperato, ma sti cari confratelli hanno fatto tanto del bene, hanno amministrato molto bene tante cose sante, io più passa il tempo più lo constato. Questo mi disse, preparati bene al sacerdozio, perché ricordati che dovunque vada un sacerdote non ci va mai da solo. Se va in paradiso ci va in compagnia, ma va pure in compagnia se va all'inferno, perché si porta dietro le pecorelle che il Signore gli ha affidato, dovunque vada. È vero perché se ci sono ancora delle pecorelle che si fidano del sacerdote, il sacerdote dà suggerimenti, indicazioni, orientamenti strampalati, che la dice poveraccia, insomma, io l'ha detto il prete e così faccio, insomma, no? E se vanno a rovinare però, perché non tutti poi hanno la capacità, come dire, il discernimento di sottoporre a verifica certe cose, no? Siamo in tempi particolari, in tempi storici, oggi soprattutto, di continue mutazioni, cambiamenti, per cui un fedele normale, mi è successo tante volte, dice, vabbè, prima si faceva così, adesso si farà così, vuol dire che la Chiesa sta cambiando, si sta evolvendo, e quindi non si fa troppe domande. E però poi, se quel pascolo è un pascolo avvelenato, il fedele avvelenato rimane. Questo è fonte di non poca sofferenza da parte di Gesù. Gesù apre anche evidentemente alla speranza dicendo, bene, in queste situazioni difficili io darò ad uno la grazia e la forza che do a 10, a 20, ed uno varrà per 10 o per 20, io a tutto posso supplire. Qui Gesù sta dicendo una cosa molto semplice, che per quanto la Chiesa possa attraversare momenti di difficoltà, Gesù non la abbandonerà mai. Quindi chi cerca sinceramente, che magari è certamente anche disposto a cercare qualche metro più in là che sotto casa propria, insomma, no? Qualcuno che in nome del Signore, in maniera santa e autorevole, possa condurla a pascoli erbosi, come dice il Salmo, per riposare nel Signore, lo troverà. Questo non c'è nessun dubbio. E non dobbiamo mai dubitarne. Preghiamo, ecco, per tutte quelle situazioni di ritardo esistenti, sia per la conversione di chi avrà ancora in esse, sia anche perché il Signore, ecco, si affretti a rinnovare la sua Chiesa, rinnovare i suoi fedeli, rinnovare il clero, rinnovare tutto, ecco, nella potenza della sua volontà. Passiamo adesso alla seconda parte, dove Gesù fa questa bellissima lezione sul volere divino. Invita Luisa a nuotare nel mare immenso del suo volere, a nascondersi nel volere ed amore increato del Creatore. Ecco, c'è questa immagine meravigliosa, ecco, della vita, questa immagine, no? Nuotare nel mare immenso. Immaginiamoci noi, ecco, sono tutte quante immagini queste qui, di trovarsi in un oceano sconfinato e doverci nuotare dentro, no? Oppure nascondersi. Sono immagini che danno proprio questa idea, no? Ci sono io e il divino volere. È come se il resto, che comunque esiste, con cui devo evidentemente interfacciarmi, ma è come se non ci fosse. Per l'attenzione e per l'immersione in questo mondo divino. E qui Gesù spiega,
spiegazione fondamentale. Ogni volta che pensiamo agli atti compiuti nel divino volere, dobbiamo sempre avere questo trittico davanti agli occhi: eterno, infinito e immenso, che contrariamente a un atto umano non ha principio, non è finito e non è mai piccolo. Gesù spiega: il mio volere tiene il potere di rendere infinito ciò che entra nella mia volontà, di innalzare e trasformare gli atti delle creature come atti eterni. E poi spiega, appunto, infinito, eterno e immenso. Poi prosegue: grida forte nel mio volere, ti amo. Questa è la classica frase, no? Gesù, ti amo con la tua volontà, ti amo nella tua volontà, come noi preferiamo. Dice: e io sentirò la nota del mio amore eterno, sentirò l'amore creato nascosto nell'amore increato, e mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito, immenso, e quindi un amore degno di me, che mi supplisce e può supplirmi all'amore di tutti. Ecco, questo è un modo di vivere, uno stile con cui gradualmente chi vuole vivere nella divina volontà si familiarizza sempre di più. Ecco, nel senso che poi Gesù fa un esempio, dice: a che cosa servono questi atti immensi, eterni, infiniti? Dice: allora, io non posso né crescere né diminuire, d'accordo? Perché ciò che è immenso non è soggetto a crescere e diminuire, però riceve la gloria, quella che si chiama in teologia la gloria estrinseca, ed è ciò per cui si dice che la nostra vita deve essere spesa a gloria di Dio. E l'onore, abbiamo visto al termine della messa, al termine della preghiera eucaristica, cosa si dice, no? Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, ogni onore e gloria, esattamente quello che sta dicendo Gesù, no? Per tutti i secoli dei secoli, che sintetizza quello che noi dobbiamo rendere a Dio. La gloria estrinseca gli viene da che cosa? Gli viene dalla creatura che perfettamente corrisponde alle grazie ricevute dal Signore, fa quello che lui vuole e lo ricambia in tutto e per tutto. Questo vuol dire vivere a gloria di Dio. L'onore significa che realmente il Signore, attenzione, non come diceva all'inizio, vogliono mettere fuori o darmi l'ultimo posto, ma viene veramente al primo, quindi è realmente il punto di riferimento fondamentale dell'esistenza del suo vedere. Gesù aggiunge anche, ad ulteriore spiegazione e dettaglio di questo punto fondamentale del vivere nel divino volere, questo bisogna capirlo bene: tutto è eterno in me, nessuna cosa tiene principio né avrà fine. Questo è un pensiero che deve adesso profondamente animarci, commuoverci e colpirci. Attenzione, Tu stessa e tutte le creature eravate eterne nella mia mente. Attenzione, eterne nella mia mente non vuol dire l'eternità dell'anima né l'eternità del mondo, come hanno detto alcuni filosofi, perché essere nella mente di Dio non è la stessa cosa che essere stati creati, assolutamente. Quindi un conto è l'esistenza che si ha in mente Dei, come si dice, un conto è l'esistenza che si ha nell'essere concreto, reale. Cioè, io da tutta l'eternità esisto nella mente di Dio, ma sono stato creato da Lui nel tempo, la mia anima, 9 mesi prima della mia data di nascita, all'incirca, insomma, no? Però, questo ce lo dice anche San Paolo: in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarsi al suo cospetto santi e immacolati nell'amore. Quindi noi possiamo e dobbiamo pensare, ecco uno dei fondamenti assolutamente, come dire, solidissimi della dignità dell'uomo, del motivo per cui dobbiamo amarci santamente, dobbiamo stimarci santamente, dobbiamo appunto santamente volerci bene, santamente valorizzarci, santamente
comprendere che la nostra vita ha un senso ben preciso, ben determinato, che il Signore da sempre ha pensato. Ed ecco perché è così importante imparare a vivere in tutto e per tutto nel Divino Volere, scoprire quello che realmente il Signore vuole da noi, perché che io ci sia qui oggi non è un caso. Come non è un caso che nel tempo sono nato in questi tempi, quindi a cavallo tra il XX secolo e il XXI, e non sono nato ai tempi di Giulio Cesare. Questi sono, diciamo, principi fondanti anche di questa vita. E l'amore con cui formai la creazione, che si sprigionò in me e che dotò ogni cuore, era eterno. Anche il nostro cuore è dotato di questo. Allora, siccome Gesù dice, fa questo ragionamento, siccome certamente la tua esistenza è stata creata, ha avuto un inizio nel tempo, ma nella mia mente era eterna, allora lascia il temporale atmosferico, ma ciò che è temporale, ed entra in ciò che è eterno, cioè nel mio volere. Che meraviglia che la creatura, lasciando il proprio volere, entra nel mio. Attenzione, unendosi all'amore che la vagheggiava ed amava fin dall'eternità. Cioè, dinanzi a queste parole, nessuno può dire non mi sento amato da Dio. O meglio, chi lo dovesse dire, e dice, ma non lo posso dire, è la mia realtà, io non mi sento amato da Dio, che te devo dire? Te devo dire una bugia. Allora, se non ti senti amato da Dio, non è perché Lui non ti ama, ma perché non ti sei messo in condizione di riconoscere, di accogliere, di sentire questo amore eterno con cui ti vagheggiava. Questo termine è bellissimo, no? Perché vuol dire che la nostra anima è stata pensata con una perfezione, con una dotazione che neanche noi conosciamo, è bellissima. La tragedia è che la stragrande maggioranza, la quasi totalità degli esseri umani non si rende conto di queste cose. Tutta la bellezza che noi ci portiamo dentro non è da noi conosciuta. E purtroppo il dramma è che non è nemmeno conosciuta tutta quanta la bruttezza che noi, con la nostra umana volontà corrotta, abbiamo appiccicato, ecco, proprio incollato, ecco, deformandola sulla nostra anima. Ecco, quindi vivere nel Divin Volere consiste, sotto certi punti di vista, come Gesù spiega, in un rientro in quelle che sono le nostre origini profonde, perché le nostre origini profonde sono nell'eternità, non sono nel tempo. Allora, nessuna meraviglia, dice Gesù, che lasciando il proprio volere, entrando nel mio, unendosi all'amore che la vagheggiava ed amava fin dall'eternità e concatenandosi con l'amore eterno da cui uscì, fa i suoi atti, mi ama, acquista valore e potere eterno, infinito e immenso in tutti gli atti che noi facciamo. Purtroppo questo dipende dal fatto che si conosce poco il Divin Volere, ecco perché Gesù dice sempre che la prima cosa, la più importante, sono le conoscenze che si devono acquisire per comprendere la bellezza di questo mondo. E non è una cosa che, cioè, non basta leggere due righe, cioè, vediamo come Gesù torna, poi ritorna sulle cose, no? Le dispiega, fa esempi, fa similitudini, perché certamente lui, che ha l'intelligenza stessa, comprende che noi, limitati dentro certi orizzonti che sono al di là della nostra possibilità di accesso sensibile di comprensione, c'entriamo gradualmente. Luisa dice, non so se sto dicendo spropositi, ma il mio amabile Gesù getta tale luce nella mia mente di questo santissimo volere che non solo non posso contenerla, ma mi mancano i giusti vocaboli per esprimerla, per esprimermi. Volesse il cielo che la stessa cosa capitasse a noi. Ecco, Gesù con l'esempio del sole, facciamoci per esempio attenti a quante volte in questi scritti ritorna e ricorre l'esempio del sole, tantissime,
questo, perché è un'immagine molto molto bella. Il sole sono io, no, dal sole escono delle piccole luci, quindi si staccano, diciamo così, ma si staccano entro certi limiti e danno vita alla creazione, però certamente si staccano, ma queste luci sparse nel creato sono, sì, sono staccate, ma evidentemente appartengono al sole, sono parte del sole, no? E poi ci stanno alcune luci che ritornano al sole, vivono a spese del sole e fanno la stessa vita del sole. Questa è la vita nella divina volontà, fare vita divina, senza crescere o diminuire nulla a questo sole, perché questo sole è immenso e quindi non può né crescere né diminuire, ma appunto ricevere la gloria, cioè del ritorno a lui nella gloria estrinseca, come abbiamo visto, di ciò che a lui è dovuto, dando la gioia al sole di fare vita comune con lui, perché per questo siamo stati creati. Ecco, il Signore ci aiuti a entrare nella profondità e nella bellezza e grandezza di questi splendidi e divini misteri. O Santa Vergine Maria, la tua grazia e la tua bontà ci aiutino, ecco, a vivere immersi in questo sole divino che è Gesù, perché tutto in noi diventi divino e diventi, come Gesù oggi ci ha ricordato e fissacelo nel nostro cuore, partecipe della sua eternità, infinità e immensità. Deponiamo girando nel tuo cuore immacolato tutti i sacerdoti, presenti, passati e futuri, quelli buoni e quelli meno buoni, quelli buoni perché siano portati alle vette della santità, quelli meno buoni perché si possano correggere e ravvedere e non portare a rovina con le anime loro affidate, ecco, ma come loro dovere, portarle ai pascoli dell'eterna salvezza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.